Signore, noi ti ringraziamo questa sera e vogliamo lodarti con tutto quello che abbiamo. Vogliamo lodarti con le nostre mani, vogliamo lodarti con i nostri pensieri, perché vogliamo avere soltanto un pensiero, quello rivolto verso di te. Vogliamo avere un cuore stasera che batte per te. E allora dal profondo del tuo cuore questa sera, se lo ami veramente, di al Signore: Signore, io ti amo. E allora a questo punto puoi voltarti verso il tuo fratello e gli puoi dire liberamente: ti amo fratello, ti amo sorella. Perché il nostro Dio è amore. Alleluia. Alleluia. Tu sei meraviglioso. Tu sei Cristo, che hai pagato sulla croce per noi, e il tuo sangue, Signore, sta scorrendo questa sera sopra questo luogo. Questa è la visione che il Signore ci ha donato. Se vi amate gli uni e gli altri, e allora siete miei figlioli, dice il Signore. Battete le mani insieme a noi stasera, alleluia! Dio ti ha donato la visione di risvegliare la nazione insieme agli angeli. Noi si piegherà.
E allora se stasera siamo svegli, vogliamo dire al nostro meraviglioso Signore Gesù, che bel nome tu hai. Alleluia. Non è stato dato sotto il cielo altro nome per l'uomo essere salvato e anche per le donne essere salvate, l'uomo per tutta l'umanità, se non quello del nostro Signore Gesù Cristo. Allora battete le mani insieme a me. Thank you.
Alleluia, alleluia! Voglio vedere, voglio vedere.
cristallo da. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta adorando. Voglio vedere chi era muto, alza le braccia glorificando. Chi era cieco gridare io vedo, il paralitico gioir saltando. Chi era cieco gridare io vedo, il paralitico gioir saltando. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta adorando. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta lodando. Voglio vedere camminando, Cristo sta operando, il peccatore si arrende a Cristo, lo Spirito Santo sta battezzando. Il peccatore si arrende a Cristo, lo Spirito Santo sta battezzando. Voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta lodando. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta adorando. Voglio vedere Gesù a faccia a faccia, l'agnello di Dio glorificato, tutti i profeti e i patriarchi e tutti quelli che lo hanno aspettato. Che grande festa lassù nel cielo, voglio vedere il mio Gesù amato. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta lodando. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta adorando. Voglio vedere come sarà quel giorno, quando Gesù tornerà dall'alto, radunerà tutti i suoi eletti, al suono della tromba saliranno. Radunerà tutti i suoi eletti, al suono della tromba saliranno. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta lodando. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta adorando. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta lodando. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta adorando. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta lodando. Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere la chiesa unita che sta adorando. Alleluia. Chiudi gli occhi stasera, questo è un momento speciale. Fai un bel respiro davanti alla presenza del Signore e di grazie, Signore, che tu sei nella mia vita. Mi hai dato questo dono non perché io lo meritassi, ma il tuo grande amore è giunto sino a me. Alleluia. E questa sera ti sono riconoscente, ti sono grato che tu sei in mezzo di noi. Dio gradisce la tua lode, sorella. Dio gradisce la tua lode, fratello. È l'adorazione della Chiesa unita nello Spirito, non sotto un nome qualunque, ma unita nello Spirito sotto il nome di Gesù. Quel nome che stiamo glorificando, cantando, lodando, pregando, perché solo Lui è degno di gloria, è degno di onore. Alleluia. Di adore al nostro Signore.
creazione dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà. L'Eterno tu sei. Alleluia! I cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. Non c'è nessun altro che pari a Lui. Cantiamo al nostro Signore. I cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. Non c'è nessun altro che pari a Lui. Cantiamo al nostro Signore. Ogni lingua di cielo e la terra proclamano. Alleluia. L'Eterno tu sei. L'Eterno tu sei. L'Eterno tu sei. Gesù è il nostro Signore, non c'è nessun altro che pari a Lui, cantiamo il nostro Signore, i cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore, non c'è nessun altro che pari a Lui. Se avete ancora forza, lodate il Signore. Io loderò il Signore in ogni tempo. Quindi stasera non importa quello che il diavolo ti ha fatto, una cosa importa, che Gesù è qui, sta toccando la tua vita e sta riempendo il tuo cuore di gioia. Se hai gioia, loda! Alleluia! Thank you.
perdonati. Ricordo quei momenti quando ti trovavi solo, solo e senza forza, da me sei ritornato. Anche se i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li farò diventare bianchi come la neve. Una cosa però devi fare, figlio mio, figlioletta mia, dammi il tuo cuore. Stasera sta per scendere ancora una benedizione. Dopo tutte le benedizioni che sono scese, questa sera ancora Dio ha una benedizione particolare per ognuno di noi. Perché Dio vuole fare meraviglie grandi nella tua vita. Lasciati cullare dallo Spirito Santo questa sera. Abbandonati nelle mani del Signore. Non pensare a niente se non quello di dire al Signore: Signore, cullami nelle tue braccia d'amore e fai scendere sopra di me, nel profondo del mio cuore, la tua immensa benedizione. Thank you.
Alza le tue mani verso il cielo. Dal cielo sta scendendo una benedizione. Anzi, no una benedizione, ma la benedizione. Perché Dio è la benedizione. Prendi la benedizione stasera. Non lasciare che il nemico ti porti altrove con la tua mente. Ma qui, in questo momento, alza le tue mani. Chiudi i tuoi occhi e prendi la tua benedizione. Dio sta dando benedizione ugualmente a tutti, perché le sue compassioni non si sono esaurite, la sua misericordia è ancora attiva ed egli ancora in questa sera ti chiama a non riguardare verso i monti ad altezza d'uomo, ma ti chiama a riguardare verso il cielo, perché è da lì che scende la benedizione. E questa sera non vogliamo stancarci di adorarlo, di amarlo, di aprire il nostro cuore interamente a lui, perché lui solo è degno di gloria, degno di onore, degno di essere innalzato, lodato, benedetto, anche se lui già è il benedetto in eterno. Questa sera noi vogliamo ancora dirgli: tu sei il benedetto, Signore,
e tu fai scendere la tua benedizione proprio sopra di me. Tu, Dio onnipotente, hai guardato verso di me, misero peccatore, e hai fatto scendere la tua benedizione. Non posso far almeno di amarti, di lodarti. Prendetemi per mano questa sera, uniti nello spirito e nell'amore di Cristo. Alleluia. Alleluia. Tu e non tu, in
cielo. La Chiesa Unita canta alleluia. Gloria a Dio. Darti ancora una parola di conforto, una parola di guarigione, una parola di perdono. Non possiamo fare a meno del Signore. Tutti abbiamo bisogno di Gesù. E anche tu, fratello, anche tu, sorella, anche tutti quanti noi abbiamo bisogno della grazia di Dio e della parola di Dio. Perciò rimanete in piedi mentre invito il pastore Gabriele a venire avanti.